21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. La Pescara torna alla vittoria contro l'Olbia, ma le distanze dalla vetta restano uguali perché nel pomeriggio la Reggiana nel posticipo ha battuto la Lucchese per 2-0 e quindi restano 8 le distanze dal primo posto. In queste 12 giornate di campionato, Reggiana, Modena, Cesena sono le squadre che hanno impressionato di più, ma cercheremo di capire quali sono le potenzialità del Pescara per il proseguo del torneo. Mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia per gli ottavi di finale, derby a Teramo alle ore 20:30 e poi per il Pescara l'altro impegno in campionato in programma lunedì prossimo, un big match a Cesena. Faremo dunque un discorso a 360 gradi su questo campionato di Serie C. Ho il piacere questa sera nel nostro studio di rivedere un tecnico abruzzese molto quotato, si tratta di Vincenzo Vivarini. Buonasera Vincenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Al suo fianco abbiamo Totò De Leonardis, buonasera Totò, buonasera, ben buonasera. Rivisto. Ho il piacere anche di avere una collega che segue il Teramo, ma di calcio può parlare un po' di tutto, Ania Cantagalli, buonasera Ania, grazie per essere qui con noi. Grazie. Al suo fianco un altro collega, Paolo Toro, buonasera Paolo. Buonasera. E poi l'altro compagno di viaggio, Riccardo Crinco, buonasera Riccardo. Buonasera. Un buonasera anche ad Andrea Costantini, buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera. Ti dico subito che ci sono due posticipi in campo, si sta giocando il match del Dallara tra Bologna e Cagliari 0-0 per l'undicesima giornata del campionato di Serie A e poi per il girone B di Serie C l'undicesima giornata si completa con il match del Barbetti da poco iniziato 0-0 tra Gubbio e Siena e come ricordavi tu alle 17:30 la Reggiana ha giocato e vinto su un campo allentato contro la Lucchese. Eccoci, 2-0. Dai due note su questa gara della Reggiana. Sì. Peraltro abbiamo anche le immagini dei due gol, è stata una gara che la Reggiana ha controllato e dominato, specie nel primo tempo, ripeto, su un campo allentato dalla pioggia, la squadra di Diana ha menato le danze, ha rischiato solo in una circostanza, su una ripartenza ci poteva stare qui un calcio di rigore per questa trattenuta, rigore che non è stato concesso, ma davvero forse l'unica sbavatura in tutta la partita per la squadra della Reggiana, che poi ha sbloccato la situazione dopo tre nitide palle gol con questa rete di Sciaudone dopo la mezz'ora del primo tempo. Sciaudone in un'azione personale un po' confusa però ha avuto la zampata, lui che è un centrocampista che ha il vizio del gol sia con le maglie del Bari ma anche del Cosenza e non solo, un centrocampista assolutamente completo. Questo è il gol dell'1-0. Nella ripresa la Reggiana chiuderà i conti con Paolo Rozio, uno dei suoi difensori di riferimento, come sempre molto bravo negli inserimenti aerei sulle palle inattive, qui da calcio d'angolo salta di forza, schiaccia la palla all'incrocio dei pali e segna il gol del 2-0 che chiude di fatto la partita per l'esultanza di Aimo Diana. Reggiana batte Lucchese 2-0. E vediamo dunque la classifica aggiornata dopo il posticipo di oggi pomeriggio con la Reggiana che sale a quota 28, al secondo posto il Cesena con 25, Modena 24, a quota 20 Ancona e Pescara, poi i Molese e Vispesaro 18, per i playoff chiudono Gubbio e Siena 17, Entella 16 punti, poi c'è Carrarese 15, Lucchese 14, Olbia Montevarchi 13, Pontedera e Fermana 12, Teramo 11, Pistoiese Grosseto 10, la Viterbese è in fondo con 7 punti. Questa sera si gioca Gubbio-Siena. La partita di Reggio Emilia l'ha vista proprio Vivarini, ecco, ci dà un giudizio su questa prova degli uomini di Diana. Sì, è un momento di forma della squadra. Ha fatto un primo tempo secondo me di grande solidità e di grande aggressione e anche con delle idee di gioco molto ben evidenziate in questa partita. La Lucchese è stata messa alle corde al di là dei gol perché ne ha avuto anche altre occasioni. Comunque in questo momento qui è una squadra che sta in salute, che è ben motivata e speriamo che non lo sarà fino alla fine.
ha un impegno severo nel prossimo turno di campionato a Pesaro, che sta diventando un po' la mina vagante di questo campionato. Comunque poi analizzeremo il discorso sulle grandi di questo torneo un po' in generale. Vorrei partire invece sulla partita di ieri, Totò De Leonardis. Per il Pescara era troppo importante la conquista dei tre punti, primo tempo non soddisfacente, nella ripresa le cose sono un po' migliorate, un gol pesante quello di Drudi, anche se, come dicono un po' tutti, adesso c'è bisogno di continuità, ma continuità di vittoria, altrimenti le distanze non si recuperano più. Beh, certo, la cosa veramente positiva è la vittoria, perché in questo momento credo che possa aiutare la squadra a crescere, perché il problema vero resta sempre quello, insomma, non è che sia cambiato molto, almeno come prestazione, sì, soprattutto è stata abbastanza buona, direi, però l'impressione che ti dà ancora adesso è che sia ancora una squadra in costruzione, il che è un po' troppo considerando che sono 12 giornate. Voglio dire, il tecnico adesso ha riscoperto Galano e non sappiamo fino a quando, l'aveva fatto prima con Clemenza. Ti è piaciuto Galano ieri? L'ha fatto un ottimo inizio, ha fatto una bella mezz'ora buona, poi insomma dipende pure dal resto della squadra, però il problema è che tu non sai quale, cioè se questa è una continuità o meno, perché purtroppo l'allenatore ci ha abituato a questo tipo di gestione della squadra. Secondo me è stato un po' il limite finora del Pescara in questo avvio di campionato, insomma, perché io aspetto ancora che questa squadra trovi questa solidità e continuità, quindi soprattutto di gioco, perché anche ieri, insomma, vabbè, insomma, parliamo del modulo, l'ha cambiato poi nella ripresa, l'ha cambiato comunque, il momento in cui l'ha cambiato, alla fine è stato l'unica, lui dice, ma è andata meglio fino a un certo punto, visto che l'unica occasione che ha avuto la squadra avversaria è stata proprio dopo aver cambiato il modulo, con quella uscita di Gennaro, tra l'altro si è infortunato proprio in quell'occasione, è stata l'unica volta in cui ricordiamo la frattura, esatto, alla clavicola, mentre poi la partita poi la risposta intervento chirurgico, tempi di recupero 3 mesi, quindi questa è una grossa problema. Ripeto, poi alla fine insomma la partita l'hai vinta, ma sul calcio d'angolo, insomma, dico, un'azione, quindi cioè la cosa da prendere proprio è proprio soprattutto il risultato ma la speranza è che su questo risultato l'allenatore comincia a costruire la solidità di questa squadra che ancora conosciamo, insomma. Ecco, stiamo vedendo un po' le immagini di ieri, tra poco rivedremo il gol, andiamo a sentire 20 secondi un estratto della lunga conferenza stampa di Oteri, soltanto 20 secondi. Questa squadra può fare tante cose, ma credetemi, non vinceremo, perderemo le partite perché ci metteremo a 3 o a 4 dietro. Questa è una squadra che se si rasserena è un gruppo, anche giovane che può crescere, può fare molto bene. Questa è una squadra, adesso resettiamo quello che è stato, prendiamo soltanto atto che la partita l'abbiamo vinta con me, andiamo avanti. Riccardo, resettiamo e andiamo avanti. È una partita dove abbiamo giocato meglio delle altre partite, abbiamo a mio avviso vinto meritatamente. È vero quello che dice Totò, non dà ancora l'impressione di essere una squadra con la S maiuscola, però devo dire che qualche miglioramento l'abbiamo visto. Sicuramente il rientro di Drudi dietro ha dato più solidità alla difesa. Consideriamo il fatto che non abbiamo preso gol, e questo già è un dato molto importante. Credo che sia la prima partita dove non abbiamo subito gol. Galano ha recuperato, e sembra un giocatore diverso, ha dato anche il suo apporto. Probabilmente Galano ce l'aspettavamo in una posizione diversa all'inizio, dietro le punte, invece ha giocato un po' più a destra, in un 4-3-3. Però devo dire che la squadra, ho visto qualche segnale positivo, insomma. Fino ad oggi abbiamo abbastanza criticato come giocava la squadra, oggi devo dire qualche segnale positivo in più c'è. Anche perché era difficile far peggio, no? Era difficile far peggio, sì, devo dire la verità, perché con la rosa che abbiamo, però devo dire che qualche segnale l'abbiamo visto. E poi soprattutto era una vittoria importante, era una partita importantissima, perché visto come va la Reggiana, o anche le prime davanti, non so, la Reggiana, e tu non puoi queste partite... Ok, Paolo, le tue luci e le tue ombre della gara di ieri? Ma guarda, le luci sicuramente sono due, l'importanza dell'aver ottenuto la vittoria e il fatto di non aver subito gol. In questo
Sono d'accordo con Riccardo, nel senso che il rientro di Drudi sicuramente di questo rientro la difesa ne ha beneficiato come solidità, insomma come è stata sicuramente più attenta e per la prima volta è riuscita a non subire gol. Questi sono i due elementi positivi. Per quanto riguarda invece gli elementi forse meno positivi, c'è il fatto della poca continuità nell'arco dei 90 minuti, perché purtroppo la squadra in certi momenti si smarrisce, e un punto che ha toccato Auteri, ha parlato di rasserenamento, la squadra si deve rasserenare. In effetti certe volte dà l'idea il Pescara, giocando, che vorrebbe sfondare a tutti i costi, non ci riesce perché magari la squadra avversaria si posiziona difensivamente in una certa maniera e quindi rischia di andare in affanno e rischia di subire delle ripartenze che, soprattutto se la difesa non è a 4 come era quella impostata inizialmente, ma magari con 3 difensori, in questo caso insomma possono aumentare i rischi. Quindi questi sono... Ecco, con Vivarino ovviamente toccheremo tanti tasti calcistici, le chiedo però un giudizio anche su questo avvio del Pescara dopo 12 giornate dall'esterno ovviamente. Ma guarda, io penso che la società abbia fatto una buona squadra, questa è la prima cosa, perché comunque è una squadra molto competitiva, c'ha delle individualità che io ho piacere vedere giocare, in linea di massima è un campionato che è complicato, perché comunque la Lega Pro deve vincere una sola squadra. E quindi è chiaro che non è semplice, soprattutto nel momento in cui si retrocede. Il primo anno è sempre un po' drammatico, soprattutto nel ritrovare serenità, nel ritrovare soprattutto mentalità vincente, però penso che il Pescara sia messa bene e troverà la strada giusta da qui alla fine. Ecco, poi un aspetto molto importante, ecco, ritrovare la serenità in un ambiente avvelenato dalle ultime 2 stagioni, 2 retrocessioni sul campo. Certo, il prezzo non deve essere pagato dal nuovo allenatore e dai nuovi giocatori, e devo dire anche, l'abbiamo ripetuto più volte, che inizialmente c'è stato anche un clima sereno qui a Pescara, qualche polemica è sorta dopo, però una squadra forte, un allenatore forte deve anche sapere a cosa vanno incontro, no? Sì, ma il calcio è sempre complicato, non è mai una scienza esatta. È chiaro che per me è fondamentale, ecco, ripartire con delle potenzialità alte, e penso che il Pescara questo ce l'ha. E poi di conseguenza lavorare tanto per cercare le soluzioni migliori, che non è semplice, non è che tu lo trovi molto facilmente. La Reggiana è, secondo me, riuscita un attimino meglio in questo, ma perché comunque ha cambiato di meno, poi è un ambiente diverso, voglio dire, poi soprattutto gli sta andando tutto bene, perché è partito bene e mantiene quell'equilibrio di squadra, quelle situazioni in campo che gli permettono poi di ottenere dei risultati anche convincenti. Però secondo me aspettiamo che la Reggiana abbia qualche passo falso. Bisogna vederla dunque al primo momento difficile. Che magari il Pescara in questo momento qua ha avuto dei problemi, ma che magari può risolvere, magari fare un finale di campionato dove... Dopo ci racconterà ovviamente come si vince un campionato di Serie C, come ha fatto a Terme, dopo averlo sfiorato anche con il Bari, perché forse quello fa più male. Perdere la finale credo che sia ancora più deludente, no? Oppure andarci e vedersela bocciata dalla giustizia sportiva fa ancora più male. Ma guarda, sono due situazioni che... Sempre amarezze sono. Due grandi cioè, amarezze che purtroppo io ho sulle spalle, perché bene o male mi hanno toccato entrambe. A Bari, diciamo, a Teramo magari si conosce dopo di più, l'analizzeremo meglio. Però a Bari io ho un grosso rammarico, perché lì ho avuto la fortuna di arrivare in quella squadra lì e di trovare grande disponibilità da parte dei giocatori, e si è ottenuto subito un equilibrio di squadra e una qualità di gioco di arrivo dopo livello. 6 giornate, sì. Al posto di Corracchini, sì. Sì.
sono riuscito subito, diciamo, a giocare con i miei principi, con le mie idee, la squadra veramente mi ha seguito. Il rammarico che ho è che c'è stato quei due mesi di lockdown che diciamo mi hanno tenuto lontano dalla squadra, e la squadra ha perso un pochettino di lavoro. Lì si sbloccarono le posizioni, esatto. E probabilmente voi potevate migliorare, no, anche la posizione in classifica. Sì, ma poi i playoff tu l'hai fatto in senso individuale, non certo. Con il gioco di squadra, che invece secondo me è una cosa troppo troppo importante per vincere il campionato. C'era D'Ursi in quella squadra? Sì. Sì, che lui ha avuto inizialmente un problema fisico, aveva un po' di pubalgia, ma è un ragazzo che secondo me ha delle grandissime qualità, che io ho potuto purtroppo utilizzare un po' di meno lì a Bari. Però io per esempio la prima scelta che feci quando arrivai a Bari puntai molto su di lui. Poi chiaramente l'infortunio l'ha tenuto un po' fuori e è rimasto un po' indietro. Totò, tu ti ricordi anche Vivarini giocatore dall'83 all'85-86? Sì, stava la primavera, nascendo. Sì. Però sì. Forse lo ricordi anche come allenatore, certo, perché in quella stagione completamente negativa, la vogliamo dimenticare. Ballardini, proprio... ammazza l'orso, però lì ormai i giochi erano fatti. Era il 2006-2007, sì. Lui c'era praticamente era affidato a De Rosa la panchina, che non aveva il patentino, sì. C'era, sì, e lui. In questa squadra che era un disastro, diciamo la verità, non aveva scampo. Io ho un gran bel ricordo di quella squadra, perché fin quando le cose andavano bene, che c'avevo società, c'avevo tutto dietro, e quando allora io subentrai la squadra non aveva mai vinto una partita. Esatto, sì. Sì. Poi noi vincemmo la prima partita col Genova, che poi fu la squadra che vinse il campionato. Sì. E quello fu l'anno della Juve della Serie B, e noi dopo quella vittoria ci si credeva nel miracolo. No, noi facemmo due mesi che eravamo praticamente a 12 punti dalla penultima. In due mesi siamo arrivati a 3 punti dal Modena, che era la penultima, e poi lì però se durava un po' di più il campionato. Sì. No, avete fatto un ottimo lavoro. Due mesi alla grande, poi ci fu l'alternanza di presidenti, ne arrivarono di tutti i colori, insomma. Paterna Renzetti, anzi Renzetti festeggiò. No, Renzetti con lui facemmo tutti questi risultati. La sua presentazione con Genoa. Con Renzetti facemmo due mesi con lui presidente e ottenemmo tutti quei risultati lì. E come dice lui, c'erano giocatori importanti. No, era una squadra sulla carta, Ferrante c'era anche, no? No, Ferrante no. Vabbè, c'erano Vantaggiato. Vantaggiato gioca ancora. Insomma, i nomi molte volte non pagano. E Pescara, anzi, no, con i nomi che negli anni dove ha costruito squadre importanti è andata giù, quando è retrocessa pure con Rossi, no, ma anche Galeone, con Delio Rossi, Burmici, quell'anno lì, sì. Quella là, credo che abbia fatto lo sforzo maggiore la società in quell'anno lì, eppure Pescara è retrocesso, insomma, una cosa. Ania, invece ti chiedo chi è Vincenzo Vivarini, è facile dirlo da Teramo, no? Ma Vincenzo Vivarini a Teramo ha lasciato un ricordo molto positivo, ma ovviamente questo è abbastanza scontato dirlo per quell'annata, culminata poi con la Serie B, purtroppo poi rimossa dalla giustizia sportiva. Ma anche a livello personale, credo, me lo confermerà anche il mister, è rimasto un rapporto molto, molto concreto e molto stretto con la tifoseria del Teramo, proprio perché è sempre stata una persona disponibile e non si è mai tirato indietro, anche nei nostri confronti è sempre stato molto disponibile. Rimane purtroppo l'amarezza di quell'anno e anche dell'anno successivo, perché è stato segnato il 2015-2016 dalla forte volontà del presidente Campitelli di provare a riconquistare la Serie B persa l'anno prima,
e magari c'è stata un po' troppo confusione e non è stato messo Vincenzo Vivarini nelle condizioni ideali di provare veramente a riconquistare quello che era stato perso. È stato forse un atto di riconoscenza verso la piazza, verso la società, il fatto di rimanere anche l'anno successivo. Lo chiedo dall'esterno senza sapere nulla di più. Ma sì, abbandonare la nave in quel momento non era, no, ma adesso ritornare veramente mentalmente a quel periodo ci sto ancora male. Sì, vabbè, adesso l'affrontiamo. Quindi, con la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro, perché sì, il lavoro resta. A me è dispiaciuto troppo per la città di Teramo, perché poi per me Teramo è un altro posto dove la gente è veramente legata al calcio e segue con una passione incredibile. Secondo me era veramente un fiore all'occhiello fare un calcio. Oggi lo possiamo dire, era più forte Donnarumma o la Padula? O era più funzionale, diciamo, perché sono bravi tutti e due, era più funzionale Donnarumma o la Padula? Ma guarda, per me la cosa che mi è dispiaciuto tanto è che non sono arrivati tutti e due qui a Pescara. No, sono arrivati, poi a dire la verità. Sì, che non sono rimasti, perché insieme secondo me loro vanno a compensare uno i problemi dell'altro. E chiaramente la Padula è un giocatore che ha molta più forza, molta più esplosività, ma anche caratterialmente è un giocatore molto più importante. Donnarumma invece ha bisogno di tanta fiducia. Io per esempio l'ho ripreso a Empoli dopo che era stato a Salerno 2 anni, che aveva combinato poco, e con la fiducia lui è Più debole mentalmente è un po' più delicatino. Donnarumma è un po' più delicatino, No, però quell'anno Totò, ti ricordi, forse fu ceduto uno e due perché arrivò Cocco. Sì, praticamente. Che era il pezzo pregiato, il re della Serie B. Per cui, infatti, Pescara partì con 2 punti davanti, con Cocco e la Padula. Poi, dopo è cambiata, Donnarumma è andato via subito, e alla fine la Padula ha fatto questo cambiamento strepitoso come prima punta, unica punta, con 2 trequartisti dietro, Verre e Benali. Ma io ti volevo chiedere, quando ti sei reso conto di quanto fosse forte la Padula? Perché alla fine lui arrivava, quello è il primo anno che ha fatto bene, no? Lui veniva, da dove veniva? Allora lì noi... Lui era stato in Slovenia, dove era stato? Aveva pescato, esatto. Noi con, con Di Giuseppe era un discorso continuo, ogni giorno a ragionare sugli attaccanti, sulle qualità, su quel... Abbiamo analizzato molto molto con attenzione sia Donnarumma che io mi ricordo, ecco il discorso poi della programmazione di una squadra, perché i campionati si vincono se le cose vengono fatte secondo un progetto tecnico, secondo delle idee, nel rispetto dei ruoli. E lì c'è stata un'analisi molto accurata per trovare 2 giocatori che si potessero integrare tra di loro, che avessero delle qualità che riuscissero a dare il massimo insieme. Esatto. E quindi in linea di massima si era guardato molto il campionato buono che aveva fatto la Padula a San Marino. Poi era andato un po' nel dimenticatoio, perché poi a Teramo non è che potevamo prendere dei giocatori di grido, e quindi si doveva andare a pescare proprio quei giocatori che avessero delle qualità e che magari potessero costare un pochettino in meno. E c'erano 2 o 3 da scegliere, poi si era andato sulla Padula. Quindi lì sta la capacità del direttore, insieme all'allenatore, di trovare gli elementi funzionali, perché non è detto che quelli che... No, l'allenatore, da parte mia, io dovevo essere molto chiaro nello spiegare le caratteristiche di cui avevo bisogno per cercare di tirar fuori un certo tipo di gioco. Il direttore però deve essere bravo proprio per andare a cercare quelle qualità, perché se mi prendi 2 giocatori simili poi faccio fatica a integrarli. Quindi era la coppia meglio assortita. Sì. Una parte tra l'altro ha anche rischiato di perderla a gennaio, perché se non ricordo male la Padula era quasi sul punto di partire per Ascoli, poi fortunatamente non è stato così. Andato via, perché Maurizio, facci vedere solo una piccola clip di un momento indimenticabile per Teramo, per Vivarini, insomma per tutto il calcio abruzzese. Savona.
Resta questo il giorno più bello della sua carriera? Vengono ancora i brividi, quindi per forza, dai, per forza. È rimasto in contatto con qualcuno di quella squadra? Li sente ancora? Ma guarda, ogni tanto ne sento uno. Per esempio l'altro giorno mi ha chiamato Tonti, Alessandro, che adesso mi dispiace che è senza squadra e si allena tantissimo ed è un ragazzo molto serio. Ma poi una volta con la Padula mi sento più spesso, perché poi mia moglie con la sua famiglia insomma è rimasta molto legata. Ma lo stesso con Donnarumma, con Speranza, ogni tanto ci sentiamo, insomma, vabbè, era un gruppo importante sotto l'aspetto umano. Dopo torniamo sempre alla carriera di Vivarini con gli altri passaggi. Paolo, Riccardo e Totò, quando Vivarini ci dice giustamente che le squadre si allestiscono non con i grandi nomi, ma con le idee, cioè l'idea di tattica da parte dell'allenatore e il contributo sul mercato da parte di un addetto ai lavori. Quest'anno il Pescara, Riccardo, Paolo e Totò, ha avuto questo tipo di progetto con le richieste dell'allenatore, con il supporto di Matteassi. Riccardo, parto da te. Guarda, 12 giornate non sono tantissime per darti una risposta precisa. Dai risultati, con nell'allestimento dai risultati, della risultati i risultati della tu dici poi sono i risultati che assolutamente è vero. Per il momento devo dirti che insomma è un progetto che il Pescara comunque ogni anno è da Zauri a Oddo, adesso con Auteri, cerca di aprire un ciclo che poi nei primi due casi non sono stati supportati dai risultati e forse lì la società, sia per Luciano Zauri che per Oddo, non so se capiterà per Auteri, doveva forse dimostrare un po' più di forza e tenere allenatore piuttosto che cambiarlo in corsa. Perché io credo che cambiare allenatore in corsa sia sempre negativo. Al di là di questo, sulla tua domanda, è certo, è un mix tra società, allenatore e direttore. Poi è vero, i concetti dell'allenatore sono importantissimi. Io credo che al di là della tecnica sia l'importante fare il gruppo, e il gruppo lo fa sicuramente la coesione dei tre con i giocatori, perché quando una squadra è anche in difficoltà ma c'è il gruppo riesce a sopperire a quelle mancanze tecniche che possono esserci. Poi se tu mi dici specificatamente il Pescara di quest'anno, io so che Daniele Sebastiani ha grande stima di questo mister e quindi cerca di aprire un ciclo con lui, sicuramente i giocatori di valore ci sono. Sicuramente siamo una squadra in costruzione, dobbiamo aspettare ancora qualche giornata e forse imboccare quel filotto tanto decantato dal direttore per cercare di avere una squadra. Quando parli di gruppo, l'idea è quella che il gruppo viene fatto dai risultati poi alla fine, perché lo spogliatoio compatto si ha quando arrivano i risultati, poi è difficile la gestione nei momenti negativi, vedremo. Il Pescara finora ha retto l'urto nelle prime difficoltà, ma tornando alla riflessione che facevo prima con Riccardo del progetto portato avanti da Matteassi, Auteri, è una squadra funzionale alle idee dell'allenatore? Ma guardi, io sono ancora perplesso soprattutto per la gestione che abbiamo. Da quello visto. Che vediamo all'esterno, perché ovviamente esatto, l'allenatore si è dichiarato quello che vediamo dall'esterno, quello che vedo io almeno dall'esterno, è quella perplessità nasce dal fatto che questa squadra non è ancora una squadra. Voglio dire, le scelte, hai l'impressione che magari è stata costruita non nel migliore dei modi, se tu hai 7 attaccanti. Il retaggio dei vecchi contratti è un po' condizionato questo lavoro. Un po' da condizionare, però chiaramente non è stata, voglio dire, non abbiamo il problema Valdifiori, il problema Galano che adesso sembra non essere più un problema. Cioè nella costruzione di questa squadra a mio avviso c'è una gestione che in effetti a mio avviso l'ha trovato un po' impreparato pure l'allenatore, perché cioè, quando cambi 12 formazioni in 12 giornate, cambi modulo adesso ogni settimana, eccetera, l'impressione che hai, io ho l'impressione che questo sia un gruppo comunque forte, che però è stato finora è stato gestito non nel migliore dei modi, e quindi devi fare delle scelte. Io ho fatto appunto il caso di Galano fino all'altro ieri sembrava uno fuori, aveva mal di testa fuori comunque dal progetto dal progetto Auteri, però dopodiché rientra e diventa, così come era capitato prima a Chiarenza, se ti ricordi, la stessa cosa, è entrata alla grande, eccetera, poi è andata ai margini. Tutte queste serie di
di situazioni, mi danno l'impressione che comunque il gruppo finora è stato gestito male, probabilmente ha dei problemi all'interno, nel senso che è stato costruito male come gruppo. Vuol dire l'abbondanza di. Dici male, male assortito? Male assortito, nel senso che c'era abbondanza di attaccanti e pochi centrocampisti. Non è equilibrata, perché questo secondo me ha portato anche l'allenatore magari a improvvisare o fare dei cambi continui. Esatto, vuol dire devi fare una scelta, perché se devi fare una scelta è ovvio che. Allora, Paolo, chiedo anche a te. Le ultime annate hanno condizionato un po' con i contratti in essere anche alcune operazioni, alcuni disimpegni che non sono stati potuti fare. Sì, io penso che quest'anno, dopo la forte delusione dell'anno scorso, ma anche degli anni precedenti, Pescara abbia provato ad impostare un discorso completamente nuovo, però ci sono state, diciamo, delle conferme più di tipo obbligato contrattuale che non per convincimenti tecnici, e questo ha un po' condizionato tutta la questione. Comunque quest'anno mi sembra che almeno nei propositi, ma anche nella progettazione iniziale, ci sia stato più spazio per la partecipazione collegiale tra le indicazioni dell'allenatore e poi le scelte sul mercato del direttore. Come diceva prima Vivarini, soprattutto dopo una retrocessione è difficile riprogrammare, ma ad esempio, non parliamo solo di Pescara, quando ci sono dei contratti in essere e non si riescono poi ad annullarli oppure a liberarsene, cioè, l'allenatore li accetta ma li vede con un occhio diverso se non rientrano nei propri piani, o cerca di recuperarli come sta facendo adesso, non so, per Galano, per Menusciari? Questa è una bella domanda, perché molto dipende anche, ci sono degli allenatori integralisti che accettano malvolentieri magari di adeguarsi alle caratteristiche, diciamo. Ecco, lei ha avuto questo tipo di esperienze? Sì, sì, io da parte mia ho sempre, per esempio a Bari, fin quando riuscivo a impostare la squadra secondo i miei principi, le mie idee, allora ok, si va dritti e si deve essere molto decisi e molto attenti e molto pignoli nella ricerca. Poi sta anche la serietà del giocatore, ovviamente, nell'allenarsi bene. Sì, però poi molte volte, per esempio a Bari, ma anche quando si subentra, devi essere bravo ed elastico a metterti a disposizione delle caratteristiche dei giocatori che trovi, e quindi lì non solo a Bari, un po' dovunque dovrebbe essere così, dovrebbe essere il principio di ogni allenatore. Sì, non lo fanno, diciamo, tutti, però. No, bisogna, ma ci vuole molta intelligenza da parte di entrambi, da parte del giocatore e da parte da parte dell'allenatore in questo caso qua, perché il giocatore quello che è, non è che puoi cambiarlo, perché se un giocatore ha delle qualità, quelle ha, e quindi di conseguenza l'allenatore deve essere capace di impostare la squadra per far renderlo al meglio. Allora, siamo arrivati al primo break. Andrea, posticipi e poi sì, preparati, perché tu saprai sicuramente meglio di me il passato, il presente di Vivarini, non il futuro, perché forse non lo conosce nemmeno lui. Andrea. C'è un gol segnato dal Siena a Gubbio, abbiamo superato da poco la mezz'ora, un gol splendido di un giocatore che in Abruzzo abbiamo conosciuto, anche se in Serie D, come Alberto Acquadro, che ha giocato a Pineto e Notaresco, ha segnato un gol bellissimo, un tiro da 30 metri, traversa gol, quindi Gubbio 0, Siena 1. Invece nel posticipo di Serie A 0-0 al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, e siamo all'intervallo. Linea Maurizio da qui, torneremo tra qualche istante, a tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze.
Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:42 minuti, rientriamo in diretta con Vincenzo Vivarini che conosce la B, conosce anche la C, ha disputato sia il girone B con il Teramo, sia il girone C con il Bari. Tutti hanno un dubbio, ma è vero che il girone B è più facile del girone C o no? No, no, assolutamente. Il girone C, se prendi quest'anno, ci sono 4-5 squadre di livello altissimo e poi tutte le piazze sono... diciamo molto molto calorose al sud, questo sì, magari la differenza, magari riesce a trovare più pubblico e più passione nel girone C, però il girone B quest'anno è di altissimo livello, perché comunque quando trovi Reggiana, Modena, Pescara, insomma sono delle piazze di livello di B, quindi le difficoltà ci sono. E poi voglio dire anche il discorso dei playoff. Dove si gioca di più a calcio, nel girone A o nel girone B?
Sono filosofie diverse, è chiaro che il calore del pubblico, la passione che trovi al sud ti porta ad avere più intensità, più determinazione in campo, perché lì lo devi mettere per forza. Mentre invece al nord si riesce ad avere sempre più qualità nel gioco, palla a terra. Cioè io mi ricordo anche la finale che feci con il Bari contro la Reggiana, loro erano una squadra però che palleggiavano tanto. Diverso, sì, era. Vabbè, però io ti parlo proprio di organizzazione, sì, di gioco, caratteristiche di squadra. Loro erano una squadra che ci palleggiavano tantissimo, che non ci facevano aggredire. Noi invece eravamo una squadra abituati ad aggredire. Sono diverse le caratteristiche magari tra girone e girone. Io parlo sempre però in generale, perché poi magari ci sono delle squadre che sono uguali a quelle del sud. Ad esempio nel girone A poi ci sono delle realtà tipo Ferralpisalò sul Tirol che hanno allestito delle buone squadre che stanno mettendo in difficoltà anche il Padova. Sì, Padova, ma c'è anche la Triestina che secondo me c'è una squadra molto molto... Quindi un falso problema quello del B, del C o del girone A, se sei forte vinci, altrimenti... Ma guarda, il calcio è bello sempre, e poi la cosa bella è che ogni anno c'è un'evoluzione di livello alto. Il calcio negli ultimi 5 anni è cambiato totalmente, sia dalla Serie A, se andiamo a vedere le partite di 5 anni fa in Serie A sono totalmente diverse dai principi di gioco che ci sono adesso. E ho visto per esempio il Verona che andava a pressare la Juve nella sua area di rigore, magari 5 anni fa non sarebbe mai successo. E ci sono delle squadre che adesso ti palleggiano e non ti fanno vedere la palla per quasi tutta la partita. Quindi c'è questa evoluzione e lo trovi anche nei campionati di Lega Pro, di Serie B. E la cosa bella è che bisogna essere sempre aggiornati per stare dietro a queste tattiche. È una casualità o non è un buon momento per gli allenatori abruzzesi? Vengono in mente Oddo, Giampaolo, Eusebio Di Francesco, D'Aversa che... Comincia a rischiare. Beh no, comincia. No, è una casualità. Beh, allora, per me... Ci sono sempre dei momenti un po' così. Per me Di Francesco stava facendo un ottimo lavoro a Verona e secondo me adesso i risultati che sta facendo il Verona è dovuto al lavoro che ha fatto Eusebio. Perché Eusebio in questi anni lui si è modificato e si è aggiornato e stava giocando con dei principi diversi da quello con cui ha vinto il campionato a Sassuolo, con il 4-3-3, magari con le rotazioni sugli esterni, mentre invece adesso lavorava sulle posizioni, lavorava sulla superiorità sotto palla, su un possesso palla abbastanza sostenuto, lavorava sulle aggressioni uomo contro uomo a tutto campo, quindi è chiaro che aveva modificato molto il suo lavoro e mi dispiace tantissimo che non gli hanno dato il tempo di raccogliere i frutti, perché poi il grosso problema che abbiamo in Italia è che purtroppo tutte le responsabilità magari sono sempre degli allenatori. Beh, venite pagate profumatamente per questo, quindi. Marco Giampaolo, Luciano Zauri, Massimo Marco per me è un maestro. Lui è un maestro perché ha un modo di insegnare di altissimo livello. Purtroppo lui ha bisogno di tempo che negli ultimi anni non ha trovato né nel Milan né nel Torino, perché comunque e lui è un altro che ha bisogno di tanta fiducia. In questo momento qua non l'ha avuto, però questo non significa che non ha le grandi qualità, insomma. E gli altri? Ma gli altri è un momento così, speriamo che ritorniamo, che mi ricordo tutti quando era gruppo. Empoli eravamo quasi tutti di serie di abruzzesi. È vero. In Serie B. Quell'esperienza ad Empoli è stata sicuramente positiva, perché poi il campionato è finito nonostante l'avvicendamento con Andrea Azzoli. In quella squadra c'era Zappella del Pescara. Sì, c'era Zappella. No, per me quello è stato... Allora, quella è una squadra, come il discorso che facevamo prima, per me quello è stato un campionato straordinario per me, perché io ho preso la squadra e l'ho rinnovata quasi totalmente dalla retrocessione dalla Serie A.
e con dei giocatori totalmente nuovi si è dato mentalità, si è dato gioco, si è dato dei principi proprio di squadra di altissimo livello. Tant'è vero che eravamo terzi in classifica, ma mi piaceva perché è una squadra che dominava le partite. Poi chiaramente la società ha fatto altre scelte, però bisogna accettare. Donnarumma Caputo era meno assortita di Donnarumma La Padula? Sì, perché comunque Caputo ha un pochettino più qualità simili a Donnarumma, però si sono integrati talmente bene anche lì che è stato un bel vedere anche. Ma lì ecco, vedi, io le prime diatribe che ho avuto con la società fu proprio su Donnarumma, perché la società ci credeva poco. Croce delizia è stato Donnarumma per lei. La società ci credeva poco, io invece ci ho puntato forte, però poi alla fine mi ha dato ragione a me. Oggi non è stata una giornata positiva, ha sbagliato un altro rigore, il secondo, vabbè, sì. C'entra poco. Potete intervenire quando volete, altrimenti se no facciamo un faccia a faccia, ma con lui c'è una storia dietro. Poi c'è Ascoli, bella anche l'esperienza di Ascoli, no? Ascoli c'avevo meno qualità, là è il tredicesimo posto. No, lì penso che in questo momento fu uno dei migliori campionati degli ultimi anni dell'Ascoli, mo vediamo quest'anno come va. Ma lì mi sono trovato. Senso? Perché dice quest'anno come va? Perché ci sono problematiche societarie? No, perché può darsi che farà meglio di quello che ho fatto io. Però lì c'avevo meno qualità sotto l'aspetto individuale di squadra. Ecco il discorso che facevo prima, che mi sono dovuto adattare a fare un gioco diverso da quello che magari piace fare a me. Però era tutta intensità, tutta aggressione e ripartenza. Lì avevi in grosso. Sì. Abbiamo, cioè, però anche in grosso l'ho avuto sempre infortunato, non l'ho potuto mai mettere in campo, però è un giocatore che mi piace perché c'ha personalità e qualità nel giocare la palla. Le ultime due esperienze, quella di Bari ne abbiamo già parlato, quella è una ferita aperta per come è andata a finire, non per il lavoro fatto, anzi lì c'è stato un gran lavoro. E lo scorso anno invece a Chiavari, dove ci ha dato una bella lezione, perché ci ricordiamo ancora la bella sconfitta. Chiavari mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto delle scelte, perché lì, allora, io ho analizzato prima di andare con l'Entella, avevo analizzato individualmente la squadra, però non avevo messo in conto le difficoltà invece che c'erano fuori dalle qualità tecniche dei giocatori. Sì, ma dopo il Filotto cosa è successo? Che si è aperto il mercato. C'avevo 7 giocatori in scadenza di contratto, se sono problemi. In son tutto problemi. Mondo è paese, perché quando c'è il mercato, diciamo, a pescare il mercato. Poi... Sì, lì secondo me si doveva o rinnovare o dar via, insomma, invece poi a fine mercato sono rimasti tutti lì e è stata dura. Quindi mi sembra di capire che lei dei giocatori attuali ha lavorato con Dursi, Zappella, Ingrosso, quelli che conosciamo. Ferrari è una punta, diciamo, che io apprezzo tanto sotto l'aspetto proprio di rendimento, non è un attaccante con le caratteristiche magari ideali per quello che piace fare a me agli attaccanti, però è un giocatore veramente di sostanza, un giocatore che ha bisogno di grande assistenza sui cross, ma è un giocatore forte. Punti su di lui per la maglia titolare da centravanti? Io sì, da tanto, lo sto ripetendo, anche perché alla fine lui ha fatto, credo, 2 partite da titolare, insomma, e lei è il capocannoniere della squadra. Anche ieri ha speso fino alla fine tutte, esatto, le energie, sì, che io aveva. Credo che lui sia un punto fermo. Ecco, secondo me, i dubbi che ho io è che l'allenatore non ci ha ancora fatto vedere quali sono le reali potenzialità di questa squadra, perché è questo che non ancora riusciamo a capire, secondo me, perché l'organico, a mio avviso, è molto ma molto forte rispetto anche alle altre, voglio dire, non è da squadra da stare in questo momento a avere una delle peggiori difese del campionato. Credo che solo 5 squadre abbiano subito più gol del Pescara, quindi credo che questa, all'interno di questo organico, ci sia la possibilità di attrezzare una squadra capace di fare molto meglio, ma anche di come continuità, perché il problema è proprio questo. Parlavo pure di Clemenza, io credo che Clemenza sia un giocatore importante, probabilmente
ma potrebbe essere anche per questo centrocampo che non riesce a decollare. Clemenza potrebbe fare pure la mezzala, insomma, però è una cosa che non abbiamo mai visto, non lo so, è un'idea, certo. Così va a vedere, per dare maggiore qualità a questa tornando squadra. Al discorso attaccanti, il Pescara non ha, almeno per ora, un vero e proprio bomber, però a livello realizzativo è la squadra che ha messo a segno più reti dietro all'Ancona, ancora 21 gol, Pescara 20. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, questo può essere un fatto positivo perché c'è il coinvolgimento un po' di tutta la squadra, che per un allenatore credo che sia un discorso positivo. Lo chiedo a Riccardo, Paolo e anche il mister, poi voglio sentire. Assolutamente sì, perché vuol dire che la squadra partecipa in toto sulle azioni offensive. Però io ritengo che quando si ha un attaccante, e Ferrari secondo me ha tutte le caratteristiche di poterlo fare, un bomber che la squadra cerca per far gol in una squadra importante. Ad esempio Ferrari in certe movenze ricorda un po' la Padula, in certi movimenti. Beh, perché è forte, forte fisicamente, si carica molte volte addosso alla squadra. Mi piace come... Scusa, ma non c'è niente della Padula. No, non è vero, secondo non è vero. Me, come forza, no, non è vero. Ma tu la pensi così. Io ti dico che quando lui è in campo... Vabbè, poi glielo chiediamo al mister. A me è un giocatore che si prende tante responsabilità. Anche tante botte. A me invece in certi movimenti me lo ricorda, ma soprattutto me lo ricorda come centratore, cioè dell'uomo cui la squadra fa riferimento per fare gol, cioè il bomber, il finalizzatore. Comunque chiediamo a cortesemente Rivarini. No, se siamo prima Paoleani, è meglio avere un bomber oppure una squadra che si propone in toto per andare in fase conclusiva, Paolo? Ma secondo me ci vogliono tutte e due le cose. Magari. Bisogna avere il bomber, no, e Pescara quest'anno dobbiamo dire che negli anni scorsi ha patito molto, no, l'assenza di una punta veramente pesante che si facesse sentire soprattutto dentro l'area di rigore. Quest'anno ne ha almeno un paio che sono secondo me positivi, sia Ferrari che De Marchi, ma... Probabilmente farli giocare insieme forse non è la cosa diciamo ottimale, però potenzialmente la struttura dell'attacco del Pescara, cioè le potenzialità che ha l'attacco del Pescara, sicuramente sono funzionali al servizio del gioco che l'allenatore intende impostare. Io penso che qualunque allenatore, diciamo, a livello di categoria possa dire che effettivamente il Pescara dispone di un buon attacco. Tutto sta a legare, diciamo, a sfruttare le potenzialità che ha questo reparto offensivo attraverso un gioco che magari forse, non lo so, è un po' più latitante a centrocampo. Ecco, tu Ani, allenatrice, preferiste avere oppure saresti più soddisfatta di avere un bomber che ti assicura tot numero di gol oppure una squadra che si propone e può andare in rete in qualsiasi momento e con qualsiasi uomo? Ma guarda Enrico, secondo me la cooperativa del gol di cui tanto si parla è spesso un concetto ideale ma molto utopistico alla lunga. È un concetto che molti allenatori ricercano, ma poi nelle gare più complicate che in tutti i campionati le squadre affrontano si va sempre a cercare l'uomo con più qualità, con più gol, che magari ha qualcosa in più che riesce a tirarti fuori dalle difficoltà e farti vincere partite complicate. Quindi la cooperativa del gol, la multinazionale del gol è un concetto molto bello e ovviamente anche, forse anche più complicato da applicare, ma credo che alla fine il centravanti, il bomber, sia sempre un maggiore e superiore rispetto al concetto stesso. E ovviamente mister Vivarini ci dirà che sta all'allenatore far funzionare un po' tutto il collettivo con il finalizzatore del gioco, no? Ma allora, la Padula, Ferrari sono due ottimi attaccanti, no? Perché si ritornava al discorso, sono due ottimi attaccanti che, voglio dire, in Lega Pro la Padula non si teneva, era un giocatore, sono però diversi come caratteristiche, sono caratteristiche totalmente, la Padula un giocatore che è bravo nei movimenti, nello smarcarsi, è un giocatore più mobile di Ferrari, che lavora anche di intelligenza nel cercare gli 1-2 con i compagni, mentre Ferrari è l'attaccante d'area di rigore, un finalizzatore micidiale dentro l'area di rigore, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. E chiaramente, voglio dire, in questo momento qua penso che la squadra
del Pescara ha già capito come servirlo, tant'è vero che insomma, i gol li sta facendo ed è secondo me un giocatore molto efficace per il Pescara, non per niente è il secondo miglior attacco. Intanto Andrea Costantini mi ha subito corretto, terzo miglior attacco quello del Pescara, perché c'è la Reggiana che si è passata a quota 22. Andrea, allora ti lascio la parola. No, voglio chiedere al mister se ha avuto mai occasione di incontrare Auteri nel corso della sua carriera, se sì, che impressione ha delle sue squadre, se no, a livello anche un po' di conoscenze, per sentito dire e quant'altro, quali sono le caratteristiche delle squadre di Auteri per cui Auteri è giusto poterlo apprezzare, secondo il mister? Auteri, Andrea, che come dicevi ha avuto il testimone a Bari, no? da Vivarini. Allora, no, Auteri ci ho giocato contro con il Bari, lui era a Catanzaro, al girone d'andata penso ci fu esonerato e andò Grassadonia, poi ritornò lui e l'ultima partita, prima dei... Cosa 1-1? Prima dei, forse quella partita che dice sì, il mister? Sì, 1-1. Ma fu una partita bellissima, spettacolare. E fu l'ultima partita prima del lockdown. E me lo ricordo perché, bene o male, noi la studiamo bene quella partita lì. Abbiamo fatto un'ottima partita, ma anche il Catanzaro fece una gran bella partita. E con intensità, con capovolgimenti di fronte molto evidenziati. Fu una bella partita, giocata bene da parte nostra ma anche da parte loro. Con che modo lo giocare quella partita? Io la Bari 4-3-1-2. Lui ovviamente 3-4-3. Sì, sì, 3-4-3 è Catanzaro. Sempre 3-4-3. Sempre. Andrea, possiamo chiudere qui per questa... No, ecco, da un punto di vista tecnico, ora senza voler mettere in difficoltà il mister, ma sfruttando la sua conoscenza, no? Ad esempio Auteri, il tipo di lavoro che chiede agli esterni, perché anche nelle ultime conferenze lui ha detto ma guardate che i miei esterni, non so se me ne siete accorti, non giocano sui due binari, entrano sempre dentro al campo, e lui parla anche dei movimenti che fa la squadra, per cui a volte giocare con la difesa a 4, la difesa a 3, perché è il grande tormentone di queste settimane, cambia poco, perché poi con i movimenti alla fine ci si risistema sempre in un certo modo. A lui piace ad esempio iniziare l'azione con 3 difensori centrali che si allargano, è un po' questo il suo dogma, che si parta o no con 4 giocatori di difesa o 3, i 3 centrali. Allora, ci vuole tempo. Ci vuole tempo, cioè, è difficile. Io prima ho parlato che a Bari ho avuto fortuna che la squadra mi si sia messa subito a disposizione e che ho trovato subito diciamo gli equilibri giusti, ma anche se io questo non capisco, che significa la squadra si mette subito a disposizione? Recepisce subito i messaggi? Sì, perché non credo che altri non si mettano a disposizione. Sì. Se gli dai i messaggi giusti, voglio dire. Essere chiaro all'allenatore, se dai gli sì, ma non è una cosa scontata, non è una cosa facile. Se gli dai 5 messaggi diversi, è difficile poi arrivare alla sintesi, o no? Ma non è facile essere chiari certe volte, soprattutto perché... Cioè, nell'ottenere l'equilibrio esatto di una squadra devi provare tutte le soluzioni, esatto. Devi vedere, devi analizzare tutte le partite, devi andare a cercare le migliori soluzioni per quelle caratteristiche. Comunque meno si cambia meglio è. Ecco perché parlo, diciamo, di disponibilità sicuramente da parte dei giocatori a Bari, ma c'è stata anche fortuna nel trovare le cose giuste per ottenere il meglio. Bene, sono le 22:01. Andrea, è cambiato qualcosa nei posticipi? È cambiato che in Serie A il Bologna è in vantaggio sul Cagliari grazie al gol di De Silvestro. A Gubbio invece siamo all'intervallo, Gubbio 0, Siena 1. De Silvestri ha portato in vantaggio il Bologna. Per il Siena, ricordiamo, vantaggio a Gubbio 1-0 col DA Quadro. A te. Ultimo break e poi ultima mezz'ora in diretta, tra poco. A Monte Silvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo.
Materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Da Notti d'Oro conviene. Siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Minuti, Andrea, è cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla, Bologna sempre avanti 1-0 sul Cagliari, e invece a Gubbio si è ripreso da poco a giocare, col Siena sempre avanti 1-0. Intanto oggi si è disputato il posticipo del campionato primavera, posticipo della settima giornata, possiamo vedere l'immagine del gol che ha permesso alla SPAL di vincere a Pescara contro la squadra di Irvese, il gol di Pavildres al 16° del primo tempo. Il Pescara resta ultimo in Serie A con 4 punti, prossimo impegno sabato a Genova contro la Sampdoria, che ha 3 punti in più dei biancoazzurri. Questa è la rete che ha condannato il Pescara.
Allora, tra poco parleremo anche dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì a Teramo, tra Teramo e Pescara. Ricordo che i biancoazzurri in campionato saranno di scena lunedì a Cesena e poi si tornerà in casa sempre con il Teramo. Vivarini, però lei ha avuto già delle richieste che ha rifiutato. Parliamo dell'ultima, di Avellino. Cosa è successo? No, l'ultima no. Ah, non è l'ultima? Siamo contenti, è pieno di richieste. Avellino fu due settimane fa. Ma no, poi hanno fatto la scelta di mantenere Brian, una scelta giusta, che lo sta ripagando, insomma. Ania, tu che sei tutto, che richieste ha avuto il mister? L'ultima credo che sia stata quella del Siena, in ordine di tempo. Io pensavo Siena prima di Avellino, quindi... No. Siena è una bella piazza. Beh, sì, però quest'anno ci voglio mettere più attenzione nella scelta, perché le scelte sono importanti. L'anno scorso ho sbagliato e voglio cercare una squadra che mi dia la possibilità di mettere in pratica quello che ho nella testa, perché altrimenti sempre andare ad improvvisare, poi prescindere dalla categoria B o C. Sì, sì, ma poi è importante che faccio vedere quello che ho dentro, capito? L'allenatore per me è importante che riesca a fare il suo gioco e mettere in pratica le proprie idee. Siete in tanti però. Ma sì, siamo in tanti, ma in Italia, come ho detto prima, adesso stai sempre lì con la valigia pronta per andare via, perché comunque, ed è sbagliato, perché poi si fa fatica a mettere in pratica i propri concetti, le proprie idee. Un allenatore che l'ha colpita tra Serie B e Serie C? Quest'anno? Sì. Ma guarda, io sto apprezzando, anche se i risultati poi non gli danno, diciamo, la giusta ricompensa, ma il Parma di Maresca sta facendo vedere qualcosa di nuovo, dei concetti belli che mi piacciono. Anche oggi l'ho visto molto volentieri la partita. Andrea, volevi chiedere qualcosa, oppure, perché se no andiamo avanti per parlare del derby? No, la Serie C che lui ha lasciato, insomma, con l'ultima esperienza a Bari, quanto è diversa rispetto a quella che lui ha vinto con il Teramo di 4-5 stagioni prima? Ma è diversa. È diversa, è stato diverso la situazione, perché a Teramo si è costruito un tassello alla volta. Si è dato continuità alle idee, perché poi il discorso è durato 3 anni, insomma, quindi è stato proprio un lavoro certosino per ottenere, diciamo, un equilibrio di squadra, una squadra che giocava veramente a memoria, che sapeva tutto quello che doveva fare in campo. È chiaro che per ottenere questo ci vuole tempo, però magari a Bari sono molto contento, perché avevo giocatori molto più forti a livello tecnico e quindi la qualità era anche molto alta anche a Bari. Che peso dare a questo incontro di mercoledì in Coppa Italia a Teramo, Paolo? Ma secondo me è un'occasione più per cercare delle verifiche, per far finalmente emergere queste potenzialità, diciamo, inespresse, che finora la squadra, cioè per cercare di, come devo dire, incrementare l'immagine di una squadra solida, di una squadra stabile, più che il fatto della Coppa Italia, che poi magari l'uno aiuta anche l'obiettivo della vittoria. Però è più importante, perché il Pescara deve arrivare a ridurre, diciamo, deve aumentare la credibilità proprio della squadra in un'ottica di continuità anche nell'arco dei 90 minuti. Ecco, Viverini, voi che peso date alla Coppa Italia di C? Perché ricordiamo sempre che chi si aggiudica il trofeo può salire nelle posizioni, salta i primi due turni. Ma io da giocatore l'ho vinta, quindi per me fu una grossa soddisfazione. Mi ricordo anche la partita, la finale col Palermo, e io ero a Monza e feci pure gol in quella partita, quindi per me. Però è chiaro che in questo momento qua, da allenatore, io ho dato, ma non dipende che squadra hai, se è una squadra. No, e ho dato sempre poca importanza alla Coppa Italia, perché comunque il campionato diventa troppo importante quando sei in una piazza
diciamo, come Pescara o Bari, insomma. Può essere solo un'ancora di salvataggio, sì, per le squadre un po' più deboli, ci punto, poi... Capito, siamo... però il concetto diventa troppo importante il campionato. Riccardo? La Coppa Italia, guarda, poco valore a livello di Serie A, di Serie C proprio, perdonami, ma non credo che abbia un valore, nel senso che, ti ripeto, non ha valore a livello più alto. Sì, se chi vincesse la Coppa Italia potesse partecipare a qualcosa, cioè ad una promozione, cioè gli dai un premio vero, allora probabilmente la partita di domani sera diventava una partita interessante. La partita di domani sera diventa una partita, una sgambata tra due squadre che hanno bisogno, come ha detto il mister, mettere in campo chi è più fresco, ma credo che la testa sia la partita di domenica. Sentiamo cosa ne pensano i due allenatori, Auteri e Federico Guidi, e poi Ania Cantagalli ci dirà come si avvicina il termine a questa partita. I due tecnici. Giocheranno quelli più freschi, ma noi andiamo per passare il turno secco, non è che andiamo a farci una gita, cioè da domani già la prepareremo, ma perché è così, gli impegni, ma poi è un torneo importante, giocheranno chiaramente quelli più freschi, ci mancherebbe altro. Sicuramente quando fai delle prestazioni bruttissime, è chiaro che giocare, poi riandare subito in campo è meglio. Però io devo anche valutare le tante problematiche che abbiamo, perché è chiaro che siamo una rosa estremamente risicata. Piacentini sta continuamente giocando 90 minuti e arriva ai crampi. Non avendo cambi, è chiaro che mercoledì deve rigiocare e poi domenica anche. Io incrocio le dita perché non succeda niente, però sono, da questo punto di vista sono preoccupato. Ecco Ania, per il Teramo è meglio tornare subito in campo anche per dimenticare Pontedera? Beh sì, assolutamente, non tanto per il risultato, più che altro per la prestazione che è stata di certo la peggiore finora in campionato, perché a Pontedera è andata sostanzialmente una squadra che è apparsa svuotata, che non ha retto l'urto e non ha saputo pareggiare l'atteggiamento dell'Aquila Montevarchi, che invece è scesa in campo con la consapevolezza di stare a giocare una sfida per la salvezza. Il Teramo invece non ha saputo mettere in campo quell'aggressività e quel qualcosa in più che invece contro i toscani sarebbe servito. Quindi risultato a parte, obiettivo del passaggio del turno a parte, tornare in campo per il Teramo servirà soprattutto per cercare di ritrovare un po' di consapevolezza e un po' di agonismo che appunto saranno poi propedeutici per la sfida di domenica prossima contro la Fermana, che non sarà una sfida facile. Certo, non c'è un'attesa spasmodica, anche perché il pensiero forse sarà rivolto alla partita di campionato in programma tra due settimane a Pescara. No, però è sempre un derby, quindi non c'è magari quel senso di derby di campionato, perché c'è sempre un po' il derby di Coppa Italia, ha sempre un po' di peso minore, ecco, per collegarmi a quello che si stava dicendo. Però è comunque un derby, è una gara sempre sentita. Il Teramo non ci arriva neanche benissimo dal punto di vista delle assenze e molto dipenderà se sarà disponibile Arrigoni o meno. Allora, Vivarini è a disposizione adesso per una domanda a testa che potrete fare voi, perché con lui abbiamo parlato un po' di tutto. Intanto è stato un piacere di averlo nel nostro studio, anche perché tra poco troverà panchina, quindi non l'avremmo mai avuto nel corso dell'anno. Sicuramente chi viene qui poi trova squadra, non sarà una casualità, quindi a parte che è abituato anche a salotti a livello nazionale. Partiamo da Andrea Costantini, che è sempre il più severo, quindi lo conosce poi. E mi mette sempre in difficoltà, anche la domanda di prima. E infatti io proseguo, mister, lei il pallino magari di arrivare in Serie A ce l'ha? Di poter coronare, immagino, un sogno per chi fa questa attività, questa carriera? Sì, quello è un qualcosa che c'ho sempre dentro di me, bisogna avere delle ambizioni, bisogna mai accontentarsi di quello che si ha, ed è un punto di arrivo che ho sempre dentro la mia testa. Riccardo, io devo farti due domande, la prima è molto veloce.
La prima, se il fatto che il VAR adesso ha cambiato un po' il mondo del calcio in Serie A, verrà applicato in B e c'è addirittura un'idea di farlo anche in C. Se questo secondo te può cambiare oppure il calcio di Serie C è ancora considerato, diciamo, nostrano, se tu vedi questa idea di questa evoluzione nel gioco del calcio. E la seconda è una cosa che ti chiedo, ogni volta che vai via da qualche squadra lasci un buon ricordo, qual è il tuo segreto? Partiamo dal VAR. Allora, il VAR secondo me ha tolto un po' di veleni, un po' di rabbia, perché comunque sia l'allenatore che i giocatori in campo hanno la consapevolezza che chiaramente l'errore è molto più limitato rispetto a prima. E quindi una cosa per me positiva, anche se si è perso la bellezza, diciamo, dell'esultanza, la bellezza, perché molte volte devi guardare prima a vedere se gol è gol. L'emozione frenata. Sì, e per me anche il discorso poi delle decisioni arbitrali era sempre un calcio bello di una volta, insomma, che però è chiaro, l'evoluzione c'è, come c'è nella tattica, come c'è nelle cose, c'è anche, diciamo, nelle attività, insomma, che si ha. L'altra domanda qual era? Il fatto che tu vai, ogni squadra che vai via... Segreto, no, segreto non c'è segreto. Io da parte mia ho sempre detto, Ania mi conosce meglio perché a Teramo abbiamo fatto tante di quelle interviste, tante di quelle cose. Io cerco sempre di essere me stesso, di essere molto educato e portare avanti i miei valori di vita. E penso che riesco a trasmettere questo e quindi, meno male, riesco a essere apprezzato per quello che so. Paolo Toro. Enrico, un attimo, sì. Volevo dirti che c'è un rigore per il Gubbio in questo momento, okay, a metà. Ci aggiorni subito, sì, perché è molto importante per la classifica. Paolo. Io tornerei un attimo al Pescara, visto che il mister avrà seguito sicuramente le partite del campionato del Pescara. E abbiamo detto che è una squadra obiettivamente forte, nel senso una squadra valida nelle sue componenti tecniche, parlo di giocatori ovviamente, però non riesce a esprimere queste potenzialità che ha. E secondo lei passa più per un fatto, diciamo, di tipo psicologico, mentale, oppure è proprio, diciamo, l'impostazione tattico-tecnica che meriterebbe qualche ritocco? Senza scendere troppo nei dettagli, perché non lo vorrei mettere, allora, in imbarazzo. Se vogliamo parlare da bar, possiamo dire tutto ciò che vogliamo, però sono discorsi che, voglio dire, per essere seri non si possono fare, nel senso che lo può fare l'allenatore che conosce bene, diciamo, tutte le dinamiche di spogliatoio, di individualità di giocatori, di ambiente, eccetera, eccetera. Però noi da qui è difficile rispondere a una domanda del genere. Ecco, allora, 1-1 intanto a Gubbio, ha pareggiato Cittadino sul rigore. Sì. Il peso del lavoro psicologico dell'allenatore mi sembra che sia fondamentale, almeno pari a quello, diciamo, a quello tecnico. No, è la cosa secondo me più importante. Entrare nella testa dei giocatori e dare una mentalità vincente e dare il pensiero di calcio e soprattutto dare quella forza caratteriale per l'allenatore, il lavoro dove secondo me bisogna spendere più tempo possibile, perché comunque quando tu hai un giocatore motivato ti va a sopperire a qualsiasi problema tattico, a qualsiasi problema di squadra. Quindi è una cosa che bisogna tenere in grande considerazione, bisogna cercare di trovare le chiavi giuste a ogni singolo giocatore, perché ogni giocatore ha un suo carattere e bisogna cercare di avere le chiavi giuste per motivarlo al meglio. Ania Cantagalli, che ovviamente è avvantaggiata perché la conosce meglio di tutti noi. Se pensi di aver raccolto quanto avresti meritato, tu ma anche il tuo staff, perché ricordo il lavoro meticoloso che si faceva anche con Antonio Del Fosco, preparatore atletico, e Fabrizio Zampardi, il preparatore dei portieri e vice allenatore, anche vedendo altre esperienze di allenatori che sono stabilmente in Serie B o anche in Serie A. Beh, non posso dire di essere fortunato, cioè, io c'ho molto, molto, diciamo, rammarico, perché ho potuto raccogliere poco del lavoro che ho fatto, perché a me a Teramo mi sarebbe piaciuto fare un campionato di Serie B a Teramo, perché poi avevamo già organizzato una rosa di squadra di altissimo livello, perché se andiamo a vedere poi
I giocatori che avevamo preso per fare la Serie B, insomma, hanno fatto tutti benissimo in Serie B, quindi è un grosso rammarico che ho e penso che era meritata che quella squadra facesse un campionato di Serie B. Sono convinto che si faceva molto molto bene. Stesso discorso per Empoli, che bene o male io mi sento molto mia quella squadra lì, che però poi mi è mancato di festeggiare alla fine. Perché, ripeto, con tanti problemi, tante problematiche che c'erano all'inizio campionato, però ero riuscito anche in quel caso lì a dare tanta qualità alla squadra e tanta organizzazione, che poi, diciamo, è andata a finire con la vittoria di quel campionato. Però la fortuna molte volte non offusca i meriti di un lavoro che viene impreziosito non solo dal risultato, ma dal parere e dal giudizio degli addetti ai lavori. Beh, sai, il calcio, cioè, l'ha vinto il campionato, il calcio, non è che poi non andava. No, nella vita sono fortunato perché c'è una famiglia. No, l'ha vinto il campionato di Serie C, quindi che poi la giustizia sportiva. Sì, sì, però sì, resta il lavoro fatto, il risultato sul campo e poi le tappe successive. Sì, sì, ma su quello sì, però il calcio è un mondo strano, lo sapete benissimo perché voi ci state dentro. E basta sbagliare poco, certo, per sì, poi avere di grandi difficoltà. Bisogna sempre far bene. Io l'anno scorso, per esempio, ho sbagliato la scelta, quindi di conseguenza adesso ne pago le conseguenze. Totò. Ma io faccio una domanda su questo tormentone del calcio, anzi del fantacalcio, ormai è diventato il modulo. Perché praticamente sento parlare solo di questo, il modulo. Per te, voglio dire, è prevalente. Esiste o non esiste? Esiste il modulo. Viene prima della conoscenza dei giocatori o viene dopo? Allora, il modulo è figlia delle caratteristiche dei giocatori. In base alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione, tu fai il modulo. È chiaro, se non hai la mezza punta, il 4-3-1-2 non lo puoi fare. Quindi 3-4... per me la cosa più importante non è il 3-4-3 che deve avere. Ma 3-4-3 c'ha delle che dovresti avere il fisso, cioè per fare al meglio il 3-4-3. Questo mi torna sempre a parlare, capito? Per il no. Voglio sapere proprio da passione, a pesare di calcio. Allora, siccome di fantacalcio sento parlare soprattutto i miei nipoti che fanno il fantacalcio, loro sono bravissimi a costruire. Però poi no, il 3-4-3, allora molte squadre adesso lo applicano e lo fanno anche bene, perché allora io stavo dicendo una cosa che per me è importante, più che il modulo sono, certo, i principi di gioco, sono le caratteristiche che una squadra deve avere. Per dirti, io non posso fare a meno di avere una squadra aggressiva, di una squadra che ha palleggio, che sa giocare tanto la palla, mi piace una squadra tecnica, quindi queste sono le caratteristiche più importanti del modulo. Certo. Per il 3-4-3 ti dà la possibilità di avere un palleggio molto importante sotto palla, perché tu comunque hai sempre superiorità numerica con i tre difensori, magari con il play lì davanti, e dovresti avere facilità di palleggio. Noi per esempio a Teramo facevamo un 3-5-2 e la cosa che ci contraddistingueva era proprio il palleggio che avevamo con i tre difensori e con il play, che riuscivamo sempre ad avere in mano il pallino del gioco e riuscivamo a servire al meglio gli attaccanti. È chiaro che poi per quanto riguarda le altre caratteristiche, se tu vuoi una squadra che ti aggredisce, che vuole aggredire altri, devi avere un centrocampo che ha la capacità di aggredire e di riscappare, con grandi mediani velocità, che devono avere proprio caratteristiche interditive di altissimo livello, ma anche gli esterni di tutta fascia devono avere la capacità di avere una corsa lunga, resistente e che devono essere anche bravi a entrare dentro il campo per dare una mano ai due mediani, insomma, sono tutte... Cioè non solo sono quelle fasce, anche entrare nel gioco. Allora, qualche ultima domanda flash con i sorrisi. Presidente di calcio Vivarini avrebbe preso in panchina il miglior Zeman o il miglior Galeone? Due nomi di Pescara. Entrambi, guarda. No. Però è chiaro che, allora, io Zeman adesso ho visto la partita Bari-Foggia,
Gemma ora c'è una certa età. Parliamo di oggi. Sì, sì, ho fatto l'esempio di questa partita perché mi sono divertito ancora adesso a guardare Bari-Foggia, magari che io già capivi dove andava il gioco. Esatto, sì, già sapevo come partiva e come arrivava, avendolo studiato tantissimo, perché chiaramente un allenatore deve essere bravo a capire e a studiare i colleghi nel miglior modo possibile. Che lasciano una traccia, si riconosce la squadra, senza sapere chi è l'allenatore, capisci che è lui. Sì, e Zeman ancora adesso, nonostante l'età, è sempre... Quindi più Zeman che Galeone? Secondo me sì. Tato, io so come la pensi tu. No, vabbè, questa è una questione di sentimenti. Sicuramente quello che... Ultime due domande perché non le abbiamo fatte. Che pensa di Gaetano Teri? Ma è un ottimo allenatore, lo dice la carriera che ha fatto, insomma è un allenatore che bene o male sa quello che deve fare, è chiaro che ha delle difficoltà in questo momento, ma sono sicuro che lui, come dice nelle interviste, riuscirà a mettere a posto le cose. I risultati non sono male, perché in linea di massima è vero che in questo momento qua 8 punti sono tanti, però il discorso è arrivare anche 4-5 punti sotto, e le ultime partite in Serie C possono succedere di tutto. Quindi, come dicono tutti, si dice da marzo, aprile. Sì, in linea di massima i campionati sempre. È chiaro che se la Reggiana continua su questo passo qui, si può far poco, insomma. E mettiamola così, con la domanda più semplice. Un giorno, non quest'anno, se la dovesse chiamare il Pescara, Vivarini risponderebbe? Ma io questo l'ho detto tante volte. Pescara è la mia casa, io sono nato da calciatore qua, sono stato 4 anni nel settore giovanile. Sono nato. Gli allenatori chi erano in quel settore giovanile? C'era Labrozzi. Anselmi, c'era Monticelli. Bravi allenatori. Sì, poi quello fu. C'avevamo una primavera molto forte, dove abbiamo vinto per la prima volta, siamo arrivati alle finali nazionali. C'avevamo una coppia d'attacco, però aiutami, non è riuscito ad arrivare in prima squadra. Io con Tom Rosati sono stato convocato, sono stato in panchina, poi con Catuzzi ho fatto il ritiro con Catuzzi 85-86, sì, il primo quando arrivò Catuzzi 84-85 con Tom Rosati, no, 84-85 con Catuzzi, sì. E insomma, va bene. Cuore diviso a metà tra Pescara da una parte e Teramo dall'altra per vicende diverse. Ma anche come allenatore, Pescara a me mi ha forgiato, diciamo. Sì. Vincenzo, adesso ci diamo del tu. Grazie per essere stato nel nostro studio, per aver impreziosito la nostra trasmissione. Ovviamente l'augurio da parte di tutti noi è quello di rivederti al più presto su una panchina che tu scegli, non perché devi essere scelto. Grazie davvero. No, grazie dell'invito. Grazie. Andrea, chiudiamo con i posticipi, non sono i finali. No, ma... non a Gubbio manca ancora un po', e siamo sempre 1-1. Ricordo il pareggio sul rigore di Cittadino per il Gubbio dopo la rete di Acquadro per il Siena. Mancano 2 minuti al 90esimo a Bologna. Bologna sempre avanti 1-0 sul Cagliari con il gol di De Silvestri. A te. Grazie a Riccardo Clinco, grazie a Paolo Toro, grazie Ania per esserti sacrificata questa sera a parlare. Grande piacere, grazie. Grazie. Grazie a Toto Donardis, grazie ancora a Vincenzo Vivarini, grazie a Maurizio Daqui, a Loris Bennato, lunedì prossimo diretta su Cesena Pescara. Grazie per averci scelto.